Cari amici, oggi parliamo di time management, non però tanto il time management in senso stretto, cioè di quali strumenti adoperare per perfezionare l'utilizzo del tempo all'interno della tua vita, ma vorrei entrare nello specifico di questo punto. Come mai tu non hai più il tempo per fare ciò che devi fare? Bene, visto che il tempo è prezioso e immagino che tu che mi stai guardando non ne hai tanto, vado diretto al punto. Ogni qualvolta ti capita di dirti, caspita, dovrei fare questa cosa ma non ho il tempo per farlo, campanello d'allarme. Nel 99% dei casi non è vero. Quello che è vero, invece molto probabilmente, è che stai lavorando per le mete di qualcun altro. Cioè, quando ti sorprendi lì a lamentarti di non aver tempo per fare un determinato compito, fermati e chiediti un attimo: ma questa azione qui è un'azione che va a lavorare per i miei scopi o per quelli di qualcun altro? La cosa che dovrei fare ma per la quale mi sembra di non avere più tempo mi porta a lavorare per un concetto, per un valore, per un ideale che mi appartiene o che non mi appartiene? Il punto, caro amico, è che quando devi fare un qualche cosa che è coerente con i tuoi valori, con i tuoi ideali, con i tuoi scopi, con le tue mete, quando devi fare qualche cosa che ti accende, in realtà il tempo lo trovi. Il tempo si ferma e si dilata e riesci a farci un sacco di cose dentro, purché chiaramente siano coerenti con i tuoi scopi. Lavorare per lo scopo di qualcun altro è sempre sbagliato e negativo? Ovviamente no. Non sempre, anzi, nella vita io credo che ci sta, no? Che ci siano dei momenti nei quali tu lavori e metti il tuo tempo al servizio di un altro, di un'altra missione. Ci devono essere probabilmente dei momenti di compromesso nei quali metti le esigenze di altri davanti alle tue. Tuttavia, la vita è felice e degna di essere vissuta nella misura in cui tu lotti per i tuoi valori e per le azioni e per i compiti che rappresentano quei valori. La vita è piena nella misura in cui fai ciò che ti realizza, nella misura in cui hai una missione per la quale vale la pena lottare. E se ciò che devi fare non ti porta ad avvicinarti anche solo un piccolo millimetro in più a ciò che per te è importante, ad avvicinarti a quello scopo che per te è il vero scopo della vita, allora probabilmente sentirai di non avere tempo per metterlo in pratica. Interrogati sui tuoi valori, metti a fuoco quelle che sono le tue mete, i tuoi scopi. Chiediti per cosa sei disposto a morire, perché quello probabilmente è la stessa cosa per cui sei disposto a vivere. E per lottare per quella causa, ne sono certo, il tempo riuscirai sempre e comunque a trovarlo.